Come hai deciso di affrontare questo sciopero della fame? Beh, noi non facciamo abbastanza per proteggere il nostro pianeta. Come stai affrontando questa fatica dello sciopero della fame? Beh, non è semplice. Mi sento un po' svenire a volte. Ho un fortissimo senso di fame. Quali sono, diciamo, le conseguenze psicologiche di questo digiuno? Beh, diciamo che è molto importante prepararsi psicologicamente ad affrontare questa sfida. Quali sono le richieste che lei fa al governo e alle istituzioni? Io penso che tutti noi possiamo fare la differenza. Passiamo alle energie rinnovabili. Lo voglio. Ma chi? Questo pollo. Ma Amalia, ma non c'è nessun pollo. Amalia, questo sciopero della fame ti sta facendo perdere la Trebisonda.